Ciao a tutti amici di Non Apete Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare un unboxing. Finalmente, dopo un po' di tempo a causa della quarantena, c'è stato un attimo di stop. Finalmente posso continuare la mia collezione anche senza uscire di casa. Il pacco che mi è arrivato oggi è di CG Entertainment, che ringrazio caldamente. Mi ha inviato dei film che sono veramente la fine del mondo, ragazzi. Vi consiglio di iscrivervi sul loro sito, perché non perché io sia pagato per dirlo, ma semplicemente perché intanto, se vi iscrivete alla newsletter, avete 5 euro di buono da spendere sui loro prodotti, e poi perché ci sono veramente tantissime offerte. Un esempio a caso è il bellissimo Zombie contro Zombie, che l'altro giorno era in offerta a 4 euro. Cioè, ragazzi, quello è un film che è veramente una meraviglia assoluta, un capolavoro, e non me lo farei proprio scappare a 4 euro. Per cui tenete d'occhio le loro offerte e soprattutto andate a guardare il loro sito, perché è veramente pienamente ricco di film belli e alcuni imprescindibili per chiunque ami l'horror. Hanno anche altri generi, per carità. Comunque, andiamo a fare questo fantastico unboxing di questo pacco, che sono veramente troppo felice di aver ricevuto. Ci sono veramente delle chicche incredibili. Allora, cominciamo dal... Oh, cazzo, che mischiati, sono un vero coglione. Sono un povero coglione, testa di cazzo. Allora, dovrebbe essere così l'ordine, ok? Perché ovviamente me li sono segnati. Primo di tutti, Blu-ray di La Zona Morta di David Cronenberg. Sarò un coglione, eh? Porca vacca! Ok, torniamo a noi, scusate il disagio. Ricominciamo. La Zona Morta, 1983, David Cronenberg. Giù. Forse uno dei film più famosi di David Cronenberg, con il grandissimo Christopher Walken. Io non lo vedo veramente da secoli, probabilmente ero un adolescente quando l'ho visto, e questa è l'occasione per rivederlo in Blu-ray. Questa è l'edizione, molto semplice, però insomma, figata. Film tratto, uno dei primi film tratti dai libri di Stephen King. Cult, capolavoro, chiamatelo come volete. Poi, Body Bags. Anche questo qua l'ho visto millenni fa. Allora, intanto ha la peculiarità di essere diretto da due grandissimi registi, Tobe Hooper e John Carpenter, che tra l'altro vediamo anche qua nella foto. Insomma, qua lui interpreta una sorta di narratore alla zio Tibia, che introduce tre storie. La sua è, diciamo, una storia di cornice ambientata in un obitorio. Ci sono tre storie: una diretta da John Carpenter, una diretta da Tobe Hooper e una diretta da Larry Salkis, che, a cui non è stata attribuita la regia, è stata attribuita invece a, mi sembra, John Carpenter. I racconti sono tre: uno è ambientato in una stazione di servizio, l'altro parla di un uomo che ha l'angoscia per la calvizie, molto buffo. Quello lì è quello che dovrebbe essere attribuito a Salkis. E poi c'è il racconto Ai, diretto da Tobe Hooper, insomma, di un uomo che gli trapiantano un occhio, che era, insomma, poi scoprirete, una storia abbastanza banale, ma insomma, vista, trita e ritrita. Il protagonista di questo racconto è l'attore che interpreta, di cui adesso mi sfugge il nome, che interpreta Luke Skywalker. Il film è veramente pieno zeppo di camei, ci vedremo Sam Raimi, Greg Nicotero e Wes Craven all'interno del film, in dei camei abbastanza nascosti o comunque molto particolari. Il film di per sé non è sicuramente uno dei migliori film né di Carpenter né di Tobe Hooper, però è un simpatico film col sapore veramente molto anni 80. Insomma, niente di eclatante, ma molto bello per gli amanti dell'horror. Ha proprio quel sapore scanzonato, ironico. Forse ecco, l'episodio più debole è quello che si chiama Air, appunto, di Sulkis,
di Salkiss. Era uscito in VHS e credo che questa sia la prima versione che esce in Italia in, in formato digitale, quindi in DVD. Sarebbe stato bello avere anche una versione Blu-ray, ma forse non ha tutto questo pubblico il film, e quindi ci sta anche che sia uscito solo in DVD. Molto fico, lo trovate sul sito di CG Entertainment. Una chicca per i collezionisti, diciamo. Andiamo avanti col packaging. Questo è un film che, insomma, mette in disaccordo tantissime persone, perché c'è chi dice: perché farlo? Perché non farlo? Che senso ha fare un film così? A me non dispiace il fatto che sia stato fatto. Non mi dispiace l'idea alla base di questo film. Anche se effettivamente da un punto di vista artistico non porta niente di nuovo. È, diciamo, più che altro un esercizio di stile. Psycho di Gus Van Sant, remake della famosa pellicola di Alfred Hitchcock datata 1960. Questo è del 1998 ed è un classico film, anzi classico, non è che ne esistano tantissimi di film con questa metodologia, shot for shot, cioè significa fotogramma per fotogramma, chiamiamolo, diciamo in italiano. Cioè Gus Van Sant ha praticamente riprodotto in chiave moderna le scene identiche a quelle del film di Alfred Hitchcock, con delle piccole differenze, nel senso che la cifra che viene rubata da uno dei protagonisti è aggiornata con, diciamo, le cifre cioè è ambientata negli anni 90, quindi la cifra è stata aumentata, alcune cose, piccoli adattamenti temporali sono stati fatti. Poi ci sono anche all'interno dell'intera pellicola dei momenti in cui Gus Van Sant fa delle cose diverse da quelle che ha fatto Hitchcock, però diciamo sono, in generale è una copia sputata del film di Alfred Hitchcock. Tanto lo apro. Per farvi un esempio, all'inizio del film ci deve essere una panoramica molto ampia con una carrellata verso l'interno degli uffici dove lavora la protagonista, e Hitchcock non ha potuto realizzarla per una questione di budget limitato, e Gus Van Sant, sapendolo, ha voluto in qualche maniera, secondo me, omaggiarlo o comunque celebrarlo andando a realizzare la scena come l'avrebbe voluta fare Hitchcock. Questo è l'inside. Così all'interno, making of, additional shower scene, credo che si dica così. Vabbè, la scena della doccia è qualcosa di epocale, fondamentale per chi vuole far cinema, vuole capire il cinema, vuole, insomma, andare oltre il semplice intrattenimento. Scusate, mi si è strottata là. Ecco, niente. Psycho di Gus Van Sant. Anche questo l'ho visto tantissimi anni fa, lo rivedrò comunque in questa qualità Blu-ray. Anzi, probabilmente guarderò prima quello di Hitchcock e poi questo. Vediamo che effetto mi fa questa sorta di maratona. Abbiamo parlato di Gus Van Sant, ma soprattutto di un grandissimo cult come quello di Alfred Hitchcock, Psycho. Mi si è spenta la luce, porco. Allora, nel frattempo mi si è scaricata la luce, quindi cambierà un po' la tonalità dell'illuminazione. Che cazzo stavo dicendo? Ah sì, vabbè, chi se ne fu. Abbiamo parlato di un grandissimo cult come Psycho di Alfred Hitchcock, non sono certo io che vi devo dire quanto sia importante. Passiamo a un altro grandissimo film dal punto di vista proprio del saper fare cinema, dell'innovare la tecnica cinematografica e il linguaggio cinematografico. Questo è proprio insieme ad Hitchcock e i film di Hitchcock, questo è uno dei film che ha veramente dato tantissimo al cinema, e ci tenevo ad averlo visto che lo avevano in Blu-ray, e subito, io l'avevo visto in VHS, figuratevi, l'ho voluto subito. L'occhio che uccide di Michael Powell, Peeping Tom. L'occhio che uccide di Michael Powell è
Scuola di cinema, un capolavoro assoluto. E questo è quello che accade spesso. Allora, questo è un film del 1960. Voi immaginate come ragionava la gente all'epoca. Un film così geniale è stato accolto mica troppo bene da qualcuno. Poi dopo, col tempo. Questo è un film che ci ha messo tanto poi a essere rivalutato, perché è troppo sofisticato, capito? Era troppo sofisticato per l'epoca. Lo stesso La finestra sul cortile, che aprì, mi sembra, il Festival di Cannes o di Venezia, adesso non ricordo, e fu aprì il Festival di Cannes, La finestra sul cortile, fu attaccato, insomma, da persone illustri, in quanto considerato un film del cavolo, insomma. E questo film uguale. Adesso vi leggo un attimo una roba che mi sono segnato, perché... Vabbè, incredibilmente sottovalutato. Quando uscì, un critico inglese aveva scritto che si sarebbe dovuto prenderlo con la paletta e buttarlo subito nella fogna più vicina. Cioè, porco Giuda, ma questi stanno male. Ovviamente invece è ricco veramente di idee questo film, pazzesche, che tutt'oggi ormai siamo abituati a considerare normali, insomma, di uso comune. E invece insomma, così va, insomma. I critici purtroppo a volte hanno, diciamo che a volte i critici hanno l'ego che li acceca, questo è stato il caso, mentre invece grazie a tantissimi critici invece che hanno una mente aperta e un'intelligenza sopraffina, sono riusciti a scoprire tutta una serie di finezze cinematografiche che troviamo in questo film, che è un film epocale per la svolta che ha, insomma, un film che ha dato una svolta notevole a tutto il genere thriller, insomma. Lo apriamo un attimo, vediamo se dentro c'è una sorpresa. Non è un horror, però è comunque un film crudo, insomma. Mi piace comunque inserire i thriller nella mia collezione se sono, insomma, dei cult come questo, quindi va bene che ci sia, sono contento di averlo. L'occhio che uccide, tac. E voilà. Non finisce più. Vabbè, poi c'è questo che non ho ancora visto. Questo qua. No, ho sbagliato. Questo. Thelma, film norvegese del 1907, buonanotte, del 2017 di Joachim Trier. Un film che, insomma, ne ho sentito parlare piuttosto bene. Mi piace abbastanza come si presenta la copertina. Mi piace il cinema nordico. E questo film mi sembra che abbia... Sì, questo film praticamente è stato selezionato per rappresentare la Norvegia ai premi Oscar del 2018 nella categoria miglior film di lingua straniera, ovviamente. E, insomma, poi non è finito nella short list dei film candidati, però, insomma, è già qualcosa. Vabbè, poi qua ci sono delle dichiarazioni, non vi dico di chi sono perché non voglio fare dissing, però, cioè, immaginate che Harry girato da Ingmar Bergman, cioè questi abbinamenti un po', cioè, vabbè, un thriller sbalorditivo tra Hitchcock e De Palma, è un altro mischione, insomma, un cocktail di nomi buttati lì. Vabbè, questo invece dice una visione quasi obbligata e quindi io mi sento obbligato di vederlo perché me ne hanno parlato bene e poi, appunto, dicevo, mi piace il cinema nordico. Lo apro perché non si sa mai che dentro ci trovo, che ne so, 50 euro. No, non ci trovo 50 euro, però sono felice di vedere che c'è nella parte interna del testo, quindi non trovo che sia comunque carino che non, per risparmiare non c'è il libretto, tutto, però almeno ti sei sforzato e hai messo un po' da leggere, questo lo trovo figo. E niente, Blu-ray, vedremo. Insomma, vi farò sapere com'è. Questo è fichissimo, ragazzi, questo è fichissimo, è uno dei tipici film che piacciono a me. Cioè, non è realizzato in maniera impeccabile, però è proprio il genere che piace a me. E vediamolo. Il demone sotto la pelle. Shivers è il titolo originale. Questo c'è anche su Prime Video, mi sembra. Andatevelo a vedere, ma soprattutto compratevi questo Blu-ray, perché questo è un film veramente da avere assolutamente per gli amanti dell'horror. David Cronenberg. Contenuti extra, intervista Cronenberg, poster internazionali, non dentro il poster, immagino. Anzi, ve lo apro così. Ma penso digitalmente ci saranno i poster, vi fa vedere i poster. Allora, fu il primo film di Cronenberg distribuito a livello internazionale, quindi fondamentale per lui, per la sua carriera.
All'interno noterete già tutta una serie di elementi tipici del cinema di Cronenberg, come appunto l'invasione da parte di corpi estranei nell'organismo umano, la malattia, la trasformazione, body horror, insomma, ci sono già tutti questi elementi qua, più poi ci sono delle componenti anche un po' zombesche, tra virgolette, di pandemia. È veramente un film allucinante e cercherò di parlarvene in un video, anche se appunto è una roba talmente di nicchia che non se la cacchierà nessuno, ma chi se ne frega, ne parleremo. Però anche questo qua ha una storia particolare dietro su come è stato accolto dalla critica. E mo mi sono segnato due note. Perché infatti, ops, cazzo ho fatto? Vedi che sono proprio un pirla. Perché infatti, quando uscì, un giornalista canadese, di cui non faccio i nomi, di cui non faccio il nome, lo denigrò di brutto sto film, lo massacrò. Cioè, si vede che ce l'aveva proprio con lui, no? E scrisse sulla rivista nazionale canadese: "Dovreste proprio sapere quanto è brutto questo film. L'avete pagato voi." Perché? Perché il film fu realizzato anche grazie a un fondo governativo, quindi dedicato appunto allo sviluppo del cinema, dell'arte, eccetera, quindi come se fosse la RAI, per dire. E quindi si accanì contro di lui, creandogli veramente grosse difficoltà dal punto di vista della carriera, cioè insomma, non è proprio al massimo. E Cronenberg sostenne pure che questa brutta recensione, che quindi lo mise anche un po' in cattiva luce, ma se vedrete il film capirete che verrà messo in cattiva luce dal film in sé, perché è un film così avanti, però con argomenti così tabù, tutti messi insieme, tutto, insomma, è veramente malato come film, ma malato che, insomma, che noi che non abbiamo l'effetto di sale sugli occhi non è che ci scandalizziamo, anzi lo amiamo proprio per questo. Vabbè, lui sostiene che fu anche sfrattato dal suo appartamento, insomma, gli diedero lo sfratto perché, insomma, fu messo in cattiva luce, ma io credo che anche il film di per sé lo mise in cattiva luce proprio perché all'epoca la gente non era molto abituata a ciò. Il film poi in realtà è una bomba galattica. Tant'è che poi dopo, distribuito a livello internazionale, ebbe un grande successo, insomma, venne apprezzato da tutti. Andiamo avanti. Aspettate, qua l'ho aperto, dentro non ci sono demoni. Qua faccio un mea culpa alla faccia di chi gli piace deridermi se non ho visto qualche film horror fondamentale. A me sinceramente sta gara non me ne fotte un cazzo, quindi fate un po' come vi pare. Come ripeto, non ho visto tutti i film del mondo, non ho visto tutti gli horror del mondo e meglio per me che ho molto da godere. Tra l'altro, come spesso dico in live, così molti film neanche mi ricordo di averli visti perché comunque è passato tanto tempo e me li riguardo e mi ricordo di averli visti verso la fine praticamente, quindi me li rigodo e tanti comunque necessitano di essere rivisti i film perché se uno li vede quando ha 16 anni, insomma, capite che non è che ha proprio tutti gli strumenti per capirli. Andiamo con questo film che non ho mai visto, o credo di non aver mai visto, perché appunto potrei anche averlo visto tipo 25 anni fa. È un film di Stuart Gordon. Vogliono giocare con te, doll. Bambole. E questo film è, insomma, Doll di Stuart Gordon, grandissimo Stuart Gordon, prodotto da Brian Yuzna, insomma, che cazzo volete di più dalla vita? Uscito nel 1987, e ebbe la sfortuna un po' di essere. Ebbe la sfortuna di essere un po' stato nascosto, coperto, messo in ombra dal film che uscì l'anno dopo, che è La bambola assassina. Gli è andata male, però col tempo comunque venne apprezzato da tutti. Sebbene sia un film di produzione americana, venne tutto girato negli Empire Studios di Roma. E niente, mi sembra un'edizione molto figa. Mi sembra un'edizione molto figa. Normale, ma con una bella cover e qualche contenuto extra, credo, no?
cazzo, include contenuto audio di Steven Gordon per tutto il film, purtroppo non sottotitolato, ma comunque l'importante è la pellicola. E qui faccio mea culpa, perché comunque non fa parte della mia generazione, sono... probabilmente ho visto dei suoi film e non me li ricordo, perché ha fatto veramente tantissimi film, ma ci tenevo veramente tanto a iniziare sia la collezione che una sorta di studio di tutti quelli che sono i suoi film. Parto da... poi magari col tempo scoprirò che qualcos'altro l'ho già visto. Intanto qua c'è un pelo che mi si ribella contro. Il Pozzo e il Pendolo di Roger Corman. La cover, tra l'altro, come vedrete, è spostata in orizzontale, come le locandine che c'erano nei cinema una volta. E Roger Corman. Il film è del 1961, tratto da tratto da Edgar Allan Poe, anche se poi la storia cambia un po'. Include audio di Roger Corman, spero anche sottotitolato. Vincent Price, insomma, Roger Corman ha fatto veramente decine e decine di film con Vincent Price. Per chi non sapesse, perché magari è troppo giovane, chi è Vincent Price, lo riconoscerete nel film Edward Mani di Forbice, già molto vecchio lì, dove interpreta appunto il padre di Edward, che muore prima di poterlo finire. Ok, mi si è spenta la telecamera, mi si è spenta la luce, oggi me ne sono successe di tutti i colori. E Roger Corman, per chi non lo sa, è un regista produttore che ha veramente prodotto tantissimi film, girato tantissimi film, e tra l'altro ha prodotto il secondo film di Joe Dante, che poi in realtà il primo film di Joe Dante è un documentario, mi sembra, che ha fatto con un altro regista, quindi è il primo film di Joe Dante da solo, insomma, come regista, è stato prodotto da Roger Corman, ed è Piranha. Film molto bello, che tra l'altro poi ha spalancato la carriera di Joe Dante. Roger Corman ha prodotto tantissimi film. E niente, questo è tutto per l'unboxing di CG Entertainment. E chiamiamolo anche pure aggiornamento della collezione del Gonz. Sono 8 film, adesso ve li rimetto. Vi lascio i link in descrizione per comprarli su Amazon. Se il video vi è piaciuto, mettete like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ricordatevi di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ciao!